Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna. A 20 anni dalla sua beatificazione è stato ricordato il beato Ferdinando Bacillieri nella parrocchia di Galeazza, di cui fu parroco per 41 anni. Ringraziamo la comunità per le immagini. La chiesa parrocchiale di Galeazza non poteva contenere tutti i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione del 1° luglio in onore del beato Ferdinando Bacillieri. La festa ha assunto quest'anno una caratteristica peculiare per la presenza di rappresentanti della Congregazione delle Serve di Maria, la famiglia religiosa fondata dall'indimenticato parroco di Galeazza e provenienti dai 5 paesi in cui si è sviluppata: Italia, Germania, Brasile, Indonesia e Corea del Sud. Le religiose, in rappresentanza delle rispettive comunità, si erano riunite nel villaggio natale della congregazione per fare il punto sul cammino percorso insieme a 20 anni dalla beatificazione del fondatore. Il parroco di questo piccolo villaggio di campagna, con il suo grande zelo per la predicazione e il servizio del Vangelo, ha fatto di questa piccola parrocchia un punto di irradiazione che si è diffuso nel mondo. L'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi ha rilevato come questa piccola parrocchia sia tanto lontana dal centro della diocesi, eppure ha detto: dove c'è il Signore c'è il centro, e qui, trovando la presenza del Signore, troviamo il mondo. Perché la santità è l'amore che il Signore ci ha messo nel cuore, non è la perfezione. La perfezione è l'amore che ci ha dato Lui, non è non sbagliare. Qualche volta noi pensiamo, no? Io sono santo quando non sbaglio mai, e sbagliamo. Perché io posso essere santo, ma se non voglio bene, non sono santo, non ci faccio niente. Galeazza, ha detto ancora il vescovo nell'omelia che pubblichiamo integralmente sul nostro canale YouTube, era oggettivamente una parrocchia periferica, eppure l'amore e la santità del Signore l'hanno riempita di tanti doni e di tanto amore. Neppure il beato avrebbe potuto immaginare la diffusione della sua comunità e come lingue e culture diverse avrebbero potuto diventare una cosa sola nell'amore. Doppia festa Reno Centese, invece, che proprio nel giorno del suo parrocchiano santo, il martire Elia Facchini, ha celebrato la riapertura della chiesa parrocchiale, chiusa per le conseguenze del sisma. Le immagini sono di Riccardo Frignani. Nonostante qualche fisiologico ritardo che ha riguardato i lavori di ricostruzione e consolidamento strutturale, la chiesa parrocchiale di Reno Centese è stata restituita al culto lo scorso martedì, con una solenne celebrazione serale presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi. Doppi motivi per far festa nel piccolo centro della pianura ferrarese. Oltre alla riapertura della chiesa dedicata a Sant'Anna, infatti, proprio martedì ricorreva la festa liturgica di Sant'Elia Facchini, nativo di Reno Centese e martirizzato nel 1900 mentre svolgeva il proprio ministero in Cina. Dal parroco Don Marco Ceccarelli non sono mancate parole di ringraziamento agli uffici competenti della curia per la ricostruzione, così come a quelli delle istituzioni laiche. A rappresentare queste ultime erano presenti, fra gli altri, il primo cittadino di Cento, Fabrizio Toselli, insieme con l'assessore regionale alla ricostruzione post-sisma, Palma Costi. E venendo da Camposanto, ho fatto Atalanta Pepoli, che abbiamo inaugurato, poi ho fatto Galeazza, che abbiamo inaugurato, poi sono passata da Verone e bisogna che la facciamo, e poi abbiamo Casumaro, però insomma, questa sera siamo a Reno Centese, diciamo che insomma, tanta strada l'abbiamo fatta. L'esempio di Sant'Elia stimola noi tutti la volontà di essere testimoni della fede che ci è stata donata, ha detto l'arcivescovo nell'omelia. Lui, ragazzo di provincia dalla spiccata vivacità, andò a testimoniarla niente meno che in Cina. Una riflessione e una vicenda umana che hanno portato l'arcivescovo a commentare con parole di speranza il complesso dialogo restauratosi fra Santa Sede e Cina, ma anche a far memoria dei tanti cristiani uccisi ogni giorno per la propria fedeltà al Cristo. Era un francescano. E San Francesco disse: io voglio essere martire. Ma martire non perché si andava a cercare guai, martire vuol dire testimone. Dice: il martire non è un attaccabrighe, oppure uno che non gli importa niente della sua vita, è uno che vuole più bene agli altri di se stesso, assicché a se stesso, come uno che ama. Non c'è niente da fare, uno che ama vuol bene a lui più che a me. Una mamma che ama non ci pensa 2 volte, eh.
Nel quarto anniversario della morte del cardinale Giacomo Biffi proponiamo un passaggio del suo intervento al meeting di Rimini del 1989 a commento della parabola del grano buono e della zizzania. Tra i teologi c'è chi si impegna lacrimente in un lavoro cosiddetto di smitizzazione, dopo il quale del demonio non resta neppure la coda. Questi teologi, diversamente da Gesù Cristo, pare che non pensino più a Satana come a un essere reale, concretamente e personalmente esistente. Sembrano piuttosto ridurlo a una sorta di immagine simbolica della intrinseca inclinazione al male che c'è nelle creature. Ma, tolto di mezzo il diavolo, anche il peccato originale non è più plausibile e infatti in molte presentazioni fatalmente si estenua e si sbiadisce fino a essere la cifra dell'umana finitezza o al più la denominazione collettiva di tutte le colpe individuali, le quali a loro volta tendono a essere considerate non tanto come peccati responsabilmente commessi, quanto come turbe psichiche conseguenti a squilibri congeniti o alla violazione di tabù senza fondamento. Insomma, prima si risolve l'idea del demonio in quella del peccato originale, poi si risolve l'idea del peccato originale in quella dei peccati dei singoli, infine si risolve l'idea dei peccati dei singoli in quella di un malessere senza colpevolezza. Così l'universo diventa una specie di innocente giardino di infanzia, senza malvagità e senza malvagi, dove però non si capisce più perché tanto spesso ci si imbatta nella ferocia umana e non si capisce più che senso abbiano la morte, il dolore e la redenzione di Cristo. Un mondo così sarà anche bello, ma ha l'inconveniente di non esistere affatto. Questa è, a ben guardare, una falsa pietà verso la miseria umana. Una pietà che ritiene di liberarci dal male aiutandoci a non credere più nel demonio, a vanificare la dottrina della colpa d'origine, a banalizzare l'idea stessa di responsabilità personale. La vera misericordia, quella di Dio, batte la strada opposta. Il grande avversario comincia a essere sconfitto non nel momento in cui lo si relega tra le favole, ma nel momento in cui lo si prende sul serio, in modo da prendere sul serio la vittoria ottenuta su di lui dalla morte e dalla risurrezione del Figlio di Dio. Vittoria che quotidianamente si impianta nella vicenda di ognuno di noi mediante la nostra crescente partecipazione al mistero pasquale. L'universale decadenza della natura umana può essere superata solo partendo dalla persuasione che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. E dal mio peccato personale io comincio, con la grazia divina, a risorgere non nel momento in cui lo ignoro o lo censuro psicologicamente, ma nel momento in cui, pentendomi, lo riconosco come atto veramente cattivo e veramente mio. Questo è il senso della proposta evangelica della metanoia, della conversione, che Gesù ci ha indicato come necessaria premessa della nostra salvezza. Il Vangelo non è la notizia che siamo già tutti innocenti per incapacità di intendere e di volere, o perché i fatti non costituiscono reato. Il Vangelo è la notizia che siamo tutti peccatori, e proprio per questo siamo i fortunati destinatari dell'invincibile misericordia del Padre. Vorrei darvi un consiglio da amico. Cerchiamo di non parlare male della Chiesa, perché la Chiesa è la sposa di Cristo. Al giorno del giudizio noi dovremo affrontare lo sposo, il quale è un meridionale, eh?
Si è tenuto sabato scorso a Bologna il primo incontro di coordinamento pastorale della numerosa comunità filippina presente in città. I rappresentanti di alcuni gruppi cattolici di filippini bolognesi si sono incontrati per la prima volta con il coordinatore nazionale per gli immigrati cattolici dalle Filippine, padre Paolino Elmer. Tra le popolazioni immigrate nel territorio bolognese, i filippini sono una delle presenze più antiche e numerose e godono buona fama di onestà e dedizione al lavoro. Nel solo comune di Bologna sono oltre 5.000, la seconda nazionalità dopo quella romena. È stata una gioiosa incontro con i miei connazionali, innanzitutto sentendo loro, ascoltando da loro questa fede che hanno mantenuto, anzi li cercano anche di trasmettere tra di loro, ma anche ai loro figli. E questo è importante, che l'ho ascoltato questo momento. Quindi la mia presenza così, anzi ho imparato molto da loro, quindi anche questo vogliamo veramente esprimere questa grande grazia che hanno ricevuto, quindi il mio grazie anche alla diocesi di Bologna, partendo dal nostro carissimo vescovo e anche il delegato di questo settore della pastorale immigrati. È stata un'occasione preziosa e attesa di confronto per far emergere nella vita ecclesiale bolognese, attraverso l'ufficio diocesano Migrantes, questa ricca presenza dei filippini e per garantire un migliore coordinamento pastorale. Le Filippine sono, insieme a Timor Est, l'unico paese dell'Asia a maggioranza cristiana cattolica, ma si registra una forte diffusione di chiesuole e sette di matrice pentecostale che aggrediscono in modo particolare gli immigrati anche nella nostra città. Molti filippini sono proprio, diciamo, hanno molta coltivano proprio la fede. Per i cattolici vogliono nutrire la fede tramite la Santa Messa e specialmente sentire proprio l'omelia in lingua filippino. Tutte le famiglie filippine mandano i loro figli al catechismo nelle parrocchie locali per i sacramenti della iniziazione, ma si avverte la necessità di assicurare una cura pastorale in lingua per alimentare la fede e custodire i valori della loro cultura tradizionale. Si stima che in tutto il mondo ci siano più di 10 milioni di migranti filippini, quasi 3.000 partenze al giorno, le cui rimesse costituiscono un forte sostegno all'economia di quel paese. Ma sono evidenti anche i problemi nelle famiglie e gli affetti divisi dalle grandi distanze. L'auspicio è che una migliore visibilità ecclesiale della comunità filippina nella nostra diocesi e nella nostra regione possa aiutare questi fratelli nella trasmissione della fede ai loro giovani e in una integrazione che sappia valorizzare la ricchezza della loro tradizione. Il Vangelo di questa domenica è scandito da due domande che un dottore della legge rivolge a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sollecitato da Gesù, è lo stesso dottore della legge che dà la risposta: amare pienamente Dio e il prossimo. E Gesù certifica questa risposta con le sue parole: fa questo e vivrai. La vita eterna è la vita stessa del Padre, che può essere dunque ereditata e se ne può fare esperienza già da ora. Non si può pretendere né la si può acquistare, ma passa di padre in figlio, secondo l'asse ereditario. Il figlio che per primo, in modo completo, eredita la vita dal Padre, in fondo altro non è proprio che Gesù, il Cristo, il Figlio per eccellenza. E dunque Gesù, certificando con le sue parole la risposta del dottore della legge, in fondo altro non fa che svelarci la propria intimità, la propria esperienza di vita eterna. Egli ama totalmente il Padre e il prossimo. Siamo dunque innanzitutto, con questa pagina di Vangelo, posti davanti all'intimità del Cristo, che fa esperienza di vita divina proprio amando, proprio mettendosi e rivolgendosi completamente al Padre
e amando il prossimo come se stesso. La seconda domanda del dottore della legge chiede un chiarimento. Chi è dunque il mio prossimo? A proposito dell'identità del prossimo, era una questione discussa tra i giudei, non era chiara, e allora Gesù dà la parabola del cosiddetto buon samaritano. Inaspettatamente il punto di vista di questo racconto è proprio il malcapitato. Un uomo scendeva da Gerusalemme, così inizia questo racconto. E la stessa domanda finale di Gesù ci mette in questa prospettiva. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? A partire dalla condizione di colui che riceve le cure, si può capire quanto sia ampia l'identità del prossimo. E neppure un samaritano ne risulta escluso. Entrando nella pelle del malcapitato, il dottore della legge in fondo riconosce che non c'è alcuna barriera che sia capace di impedire al riconoscimento di un altro come prossimo. Si intravede anche in questa parabola l'esperienza stessa del Cristo che si immedesima totalmente nella vicenda dell'umanità, così da fare sua una cura sconfinata per ognuno. Gli disse Gesù: «Va e anche tu fa così». Ma come si può fare così? Chi in fondo può vivere un coinvolgimento totale verso Dio, verso il Signore Dio e un'apertura sconfinata verso il prossimo? Nessuno. Nessuno se non il Figlio prediletto, il Cristo appunto, che è tutto rivolto al Padre e completamente aperto verso gli altri. Il rischio dunque di questa pagina di Vangelo è quello di farne un impegno sovrumano, un moralismo frustrante e opprimente. E allora non resta che supplicare con forza il Cristo che prenda posto in noi, il suo amore totale per il Padre e per il prossimo diventi la nostra vita più autentica, la vita eterna. Importante che i ragazzi conoscono la storia. Mi rendo conto che non c'è mai un'assoluta ragione, che non c'è mai un assoluto torto. La mia infanzia è stata un'infanzia un po' dura. Ho visto miei amici morti. Un bagaglio di emozioni molto molto particolare. Perché se non si perde la memoria, non si perde neanche l'umanità. Quando dico la storia dice, insegna e te racconti delle favole. Chi non conosce la storia fa fatica di interpretare il presente. Era l'anno 1966, l'anno della grande alluvione. Ho cominciato a lagare campi, vigneti, cascinali, quello che trovava. Dove ha trovato tutta la morte, per fortuna nessun uomo, nessuno, ma animali di ogni tipo. Padulle è un piccolo paese a nord di Bologna. La comunità cristiana è fatta prevalentemente da famiglie giovani, quindi tanti ragazzi, giovani che girano nella comunità, ma anche gli adulti che si impegnano per la loro educazione. Direi che per una decina d'anni, fino al 2010-2012, l'attenzione è stata soprattutto sull'aspetto educativo. Quindi sono nate diverse attività, i dopo scuola, i servizi per i gruppi, l'educazione cristiana, ma anche l'educazione ad essere un bravo cittadino. Noi ragazzi qui abitiamo in un paese, in provincia di Bologna, un po' sperduto, in cui non ci sono molte possibilità. E appunto il fatto della parrocchia ci ha aiutato a stringere amicizie con altri ragazzi. Abbiamo fondato una band che è la nostra passione per la musica e a volte ci chiamano durante le feste, ci chiamano per suonare. È un po' così un modo per farci conoscere come gruppo. Qui nel 2012 abbiamo sentito il terremoto, abbiamo dovuto chiudere la chiesa per un anno, alcune famiglie hanno subito dei danni, ma soprattutto dal 2012 l'onda lunga della crisi economica si è fatta sentire anche nella ricca nella nostra zona, che di solito insomma, è una zona ricca, una zona dove si è sempre stati bene.
sono aumentate le famiglie in difficoltà che perdevano il lavoro, almeno uno dei due coniugi, lavoro sempre più instabile, precario, alcuni fallimenti di alcune aziende. E così è nata, sono nate diverse attività di attenzione ed è nato il progetto della dispensa solidale, che è andato a regime nel 2016 dopo tutta una serie di sperimentazioni e che è stato possibile grazie ai fondi dell'8x1000 che ci hanno aiutato nella startup. Il progetto consiste nel recupero delle eccedenze alimentari presso le mense aziendali e i prodotti freschi presso i supermercati e la grande distribuzione. Questo cibo recuperato viene sporzionato in un laboratorio a norma e poi consegnato a domicilio presso ogni famiglia. Ci sono delle persone che pensano di essere sole al mondo, di non avere nessuno, cioè basta solo chiedere. È giunto alla 40ª edizione il Meeting di Rimini, il grande festival che si tiene a fine agosto e di cui vediamo alcune anticipazioni. Da 40 anni nel nostro paese c'è un evento in cui si possono incontrare i protagonisti dei cambiamenti della nostra epoca, i rappresentanti delle religioni e delle culture, manager e uomini delle istituzioni, intellettuali e artisti, sportivi e persone con esperienze da raccontare. È il Meeting di Rimini, più di 200 convegni e 600 relatori, 8 aree e spazi tematici, 15 esposizioni e altrettanti spettacoli, 800.000 presenze agli eventi, il più grande festival estivo al mondo di incontri, arte e spettacoli. Sono oltre 7.000 i relatori che dal 1980 ad oggi hanno partecipato ai convegni del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Tra di loro, premi Nobel, leader mondiali, santi come Madre Teresa e Giovanni Paolo II, personalità di orientamenti, provenienze e sensibilità diverse, che dialogano sui temi più cruciali. Una presenza costante al Meeting sono le esposizioni, mostre fotografiche, scientifiche, storiche e approfondimenti su questioni urgenti della contemporaneità. Una novità di questi anni sono anche le aree e gli spazi tematici che affrontano temi quali il lavoro, la salute, la mobilità, per indagare i trend globali, ma anche scoprire le conseguenze sulla vita quotidiana. Ma il Meeting è anche una grande occasione per incontrare gli amici, magari alla sera agli spettacoli che attirano migliaia di spettatori e che si svolgono sia in fiera sia nella scenografia degli spazi cittadini o per prendersi una pausa agli spazi di ristorazione, dalla cucina regionale allo street food, fare attività fisica nelle più di 30 manifestazioni sportive della settimana. Anche i bambini e i ragazzi hanno un loro villaggio, con un numero incredibile di proposte di gioco, spettacoli, mostre e laboratori. Qui i giovani possono fare esperienza, possono incontrare altri, possono mettersi alla prova, possono vivere la dimensione della gratuità. Tutto questo credo che oggi abbia una grande valenza educativa. Un aspetto quasi incredibile del Meeting sono i volontari. Oltre 3.000, la maggior parte giovani, che curano ogni aspetto, dai parcheggi alla ristorazione, dal funzionamento delle sale al villaggio ragazzi. 3.000 persone che con la loro creatività e passione realizzano un evento unico al mondo. Credo che all'origine ci sia questo cuore semplice e questo sguardo aperto, questa ragione aperta che ci è stata comunicata e che desidera comunicarsi a chiunque. Il Meeting è una festa, un evento di pace e di dialogo, un luogo di amicizia, l'amicizia tra i popoli. Sarà ordinato sabato da Monsignor Zuppi nella cattedrale di San Cassiano Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo eletto di Imola. Ecco un'intervista che ci arriva dalla sua diocesi di Fabriano.
Ciao a tutti da Marco Antonini, ci troviamo nella splendida chiesa cattedrale di Fabriano in provincia di Ancona, nelle Marche. Con me Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo eletto di Imola, 61 anni, insegnante di religione, parroco, un sacerdote sempre in mezzo ai giovani. Ciao Don, così ti chiamano ancora tutti a Fabriano, per tutti sei Don o Dongio? Dongio. Allora, come va e come stai? Sono giorni frenetici. Sì, sono in mezzo a uno tsunami. Veramente? Della mia vita, per forza, perché è stato veramente tutto così improvviso, poi incredibilmente sorprendente che tuttora vivo dentro uno tsunami. Il 31 maggio, conclusione del mese mariano, infatti è arrivata la tua nomina a vescovo di Imola. Sì. Te l'aspettavi? È un giorno scelto a caso? Raccontaci un po' com'è stato questo mese di maggio, un po' per te particolare. Sì, me l'aspettavo da tanti anni. No, che m'aspettavo? Non mi aspettavo assolutamente niente. Anzi, pensavo che quando il nunzio mi ha chiamato fosse per questioni legate alla nostra diocesi, che sta aspettando un vescovo, soprattutto il legame con Camerino. Quindi pensavo tutt'altro. Invece è accaduto questa nomina incredibile. Mi ha rincuorato il fatto che fosse il giorno della Visitazione, la festa della Visitazione, e quindi ho subito pensato al Magnificat, come alla posizione più vera di fronte a quello che il Signore fa con la vita, quando chiama. Sono qui con la mia povertà disposto a dare tutto. E come ha reagito Sassoferrato a questa nomina? Perché tu ormai eri da tanti anni in mezzo a loro, immagino la festa ma anche la tristezza nel doverti lasciare. Esatto, così. Sono tutti contenti da una parte ma tristissimi dall'altra. C'è una bambina che il 2 di giugno faceva la prima comunione e mi ha dato una letterona con su scritto: io sono tristissima perché tu vai via, ma sono anche contenta perché potrai servire di più Gesù. Mi ha colpito tantissimo questa bambina. Come ti stai preparando al giorno della tua ordinazione episcopale e ingresso nella diocesi di Imola il 13 luglio? Pregando e chiedendo al Signore che mi aiuti a vivere questa circostanza, obbedendo a Lui dentro le circostanze della vita. Hai già scelto il tuo motto episcopale? Sì, era una cosa che avevo nel cuore da tantissimo tempo, una frase che mi ha sempre aiutato: corrigamus nos ad laudem Christi, sosteniamoci nella lode di Cristo. È un inno dell'avvento di Sant'Ambrogio. Sei stato insegnante di religione, sacerdote dei giovani, anche il mio, e tanti anni veramente belli, e ha fatto anche un certo effetto a me particolare ricevere questa notizia. Ma sei anche musicista. Allora, se dovessi improvvisare qualcosa, c'è una strofa, un ritornello, un qualcosa che ti viene in mente, che ti sta accompagnando in questo momento? C'è una canzone che 41 anni fa mi accompagnò nel momento in cui mi venne l'ipotesi, insomma, di poter dare tutta la vita a Cristo nel sacerdozio, e da allora questa canzone è rimasta sempre, mi ha accompagnato sempre, si chiama Il blues del giovane ricco. E speriamo di sentirlo la sera della tua ordinazione, perché so che suonerai, è vero? Esatto, e questa la faremo. Quindi appuntamento a Imola, nella cattedrale, il 13 luglio per l'ordinazione, e poi speriamo di riavere Monsignor Mosciatti anche qui nella nostra splendida cattedrale di Fabriano. Buona missione e buon grazie, tutto. Grazie. Grazie a voi. C'è un paese che sa ancora provare meraviglia, che riconosce la bellezza nascosta, che difende quella dimenticata, che accoglie gli sconfitti con gli onori di un vincitore e offre a chi ha perso tutto una nuova, fragile e coraggiosa possibilità. Ci entri una volta e ne sei parte per sempre. È l'Italia dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È il paese dei progetti realizzati. Si conclude qui il nostro appuntamento con 12 Porte. Vi ricordo il nostro canale di YouTube, dove potete trovare tutto il nostro archivio, i nostri servizi che avete appena visto e anche alcuni extra. Vi ricordo poi la nostra pagina Facebook, dove potete scriverci e contattarci. A me non resta altro che salutarvi, darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana.